Ciao Maurizio, come stai? Bene, molto bene. Tu sei un fotografo atipico, perché usi una particolare tecnica di composizione fotografica attraverso l'uso della Polaroid. Cosa sono i ritratti a mosaico? Sono la mia voglia di essere killer, quindi di fare tutti a pezzi. Siccome farei troppi anni di galera, ho deciso di essere più buono e di farli a pezzi solo con la fotografia, partendo tra una visione progettuale che sta tra il futurismo e il nudo che scende le scale di Marcel Duchamp, scomporre una persona in tanti pezzi. Prima di appassionarti alla fotografia, facevi il geometra. Cosa ti ha fatto avvicinare a questa nuova passione? Sicuramente qualcosa che è nel DNA, era proprio una cosa che era dentro di me ed è uscita fuori di diventare un fotografo e è stato un rincorrere un mio sogno. Ma a te piaceva fare il geometra? In confidenza mi faceva schifo. Che percorsi emotivi hai fatto per arrivare ad essere quello che sei? È stato quello di studiare tantissimo la storia dell'arte per poi contaminarla con la mia visione, non montarsi mai la testa, nel senso di dire che quello che hai fatto di bello oggi non è detto che lo debba rifare anche domani e soprattutto dimenticalo, così domani sei giovane e fresco e fai un'altra cosa, ovviamente mantenendo la tua progettualità. Ora ti vorremmo conoscere un po' meglio. Tu che bambino eri? Io ero un bambino disastroso, ma veramente disastroso, perché, vabbè, non ho mica vergogna a dirlo, sono stato 6 anni in un orfanotrofio, quindi facevo l'orfano, non è che facevo l'ospite e andavo a casa la sera. Diciamo che grazie a papà Giorgio e mamma Leonora, che mi hanno poi adottato, mi hanno reso un bambino fortunato. Tu che hai o che avevi, che passioni oltre la fotografia? Sempre la fotografia, però diciamo l'altra grande passione è il basket. Mi piace la Porsche, la macchina Porsche, perché mi è sempre piaciuta. Cos'è che ti colpisce del basket? Gioco di squadra, soprattutto l'atletismo, e poi mi piace molto l'intelligenza che i cestisti hanno rispetto a quelli di tanti altri sport. Tu cosa fai per rilassarti? Mi piace guidare la macchina cabrio. Mi piace avere il vento sulla faccia. Mi piace avere il vento sulla faccia, sì, è vero. Preferisci mare o montagna? Se devo scegliere, la campagna, una via di mezzo. Leggi molto? Leggo tantissimo, soprattutto libri di arte e biografie di vite di artisti. Qual è il paese che hai visitato che ti ha dato più emozioni? Sicuramente l'Italia. Io sono italiano, penso che tanti italiani non visitano l'Italia e l'Italia è il paese più straordinario che c'è. Perché cosa ti colpisce dell'Italia? La bellezza del territorio. In negativo, penso che siamo tutti d'accordo, ahimè, la classe politica. Oggi tutti si sentono un po' fotografi e spesso si definiscono tali senza veramente esserlo. Cosa ne pensi al riguardo? Che essere fotografo non è che sei fotografo perché fai un click, sarebbe troppo facile. Il mezzo fa l'immagine ed è straordinaria, però ci deve sempre essere la tua testa. Secondo me pochi usano la testa.